Ciao Loredana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, il cappellaio matto, oggi parliamo di pasticceria a Montecatini. Esatto. Però una pasticceria anche un po' particolare, perché andiamo oltre la tradizione toscana, pistoiese di pasticceria. Esatto, stiamo parlando anche di bakery, quindi una tradizione americana e anglosassone. E va molto di moda negli ultimi tempi, ma principalmente viene prodotta qui da noi con ingredienti assolutamente genuini, italiani, e con un tocco comunque nostro che fa un pochino la differenza dalla bakery tradizionale, che potrebbe sembrarci un po' pesante, un po' diversa da quello a cui siamo abituati, ma in realtà se uno prova è veramente veramente buona. ecco perché hai fatto questa scelta di abbinare il laboratorio al locale. Esatto. Tra l'altro anche un laboratorio a vista. Sì, perché mi piaceva moltissimo l'idea che le persone potessero vedere materialmente come si fanno le cose, nel senso che io in questi anni in cui ho visitato le pasticcerie, sono entrata in pasticceria, ho sempre avuto la curiosità di capire ma il cornetto come si arrotola, com'è che viene fuori. E poi è anche un sintomo di igiene, quello principalmente pulizia, della competenza delle persone che ci lavorano, del modo di fare le cose, del fatto di far avvicinare le persone a quello che fai, perché magari ci aspettiamo sempre che sia tutto, viene fuori da una porta chiusa e non si sa bene cosa c'è dietro, invece così si capisce bene quello che facciamo, tutti i prodotti che facciamo sono preparati da noi, non usiamo niente di pronto, quindi dalle paste di base alle creme, la frutta è fresca, cerchiamo di utilizzare tutte cose di stagione, cerchiamo anche, almeno per quanto riguarda quello che volevo fare io, di farlo un po' buono per tutti questa cosa qui, nel senso che se utilizziamo prodotti di stagione magari facciamo un po' bene all'ambiente, facciamo un po' bene a noi, riduciamo i costi, riduciamo il prezzo, sono più buoni perché sono molto più saporiti. E un'altra cosa che mi piaceva molto fare era quella che stiamo riuscendo a fare, ovvero utilizzare prodotti animali senza incentivare il loro sfruttamento, perché io che sono molto appassionata di animali, ne ho tanti a casa, gli voglio bene, volevo evitare che i miei prodotti facessero del male a qualcun altro, quindi uova da galline allevate a terra, latte toscano, il chilometro più zero possibile, e tutto per il benessere di tutti. Quindi una pasticceria internazionale però a chilometro zero. Sì, ci si prova, perché noi abbiamo prodotti buoni, è giusto sfruttarli. Poi diciamo le ricette sono quelle, però mi piace molto anche un pochino personalizzarle, nel senso tanti muffin, cupcake che vengono da lontano e hanno questi ingredienti un po' particolari, sapori un po' forti, possono essere ambientati a quello che vogliamo fare noi, nel senso a quello a cui siamo più abituati. Un cupcake al tiramisù ormai non spaventa più nessuno, ecco, anzi è parecchio buono, parecchio gustoso, ed è una cosa nuova che magari può anche stuzzicare un pochino di più l'appetito di chi lo prova, quello sì. Senti, il cappellaio matto, questo nome che già evoca un mondo di fantasia, di allegria, eccetera, non è soltanto pasticceria. No, abbiamo pensato di preparare anche pranzi veloci per chi lavora, quindi aperitivi, cocktail, anzi la sera c'è un bravissimo barman che ha studiato dei cocktail apposta per questo locale, che hanno tutti il tema, diciamo, del cappellaio matto, quindi sono Wonderland, il Bianconiglio, il buon non compleanno, tutti legati al nostro nome e alla storia del cappellaio matto e di Alice nel Paese delle Meraviglie, diciamo. Bene, io ti ringrazio Loredana, ci vedremo sicuramente alla Toscana in Bocca, Sì. Assaggeremo i tuoi dolci e dolcetti e continueremo questa chiacchierata. Vabbè, ciao Loredana, grazie. Ciao a tutti.